Un antico borgo nel cuore dell'Umbria è diventato un ecovillaggio per turisti dove si vive a impatto zero. Filippo Bozzotti, 32 anni, laureato in finanza alla Boston University, è l'ideatore dell'ultima iniziativa targata Tribe Wanted. Noi abbiamo tre pilastri della sostenibilità sociale, economico e ambientale. Il modello però vogliamo che sia replicabile e vogliamo che sia il più open source possibile. La sfida più grossa sarà replicare questo modello in un centro urbano dove comunque vive la metà della popolazione. Penso che sia possibile. Una comunità online che dal 2006 sviluppa villaggi ecosostenibili in giro per il mondo sul modello del crowdfunding, la raccolta di fondi su internet. Ogni iscritto versa 10 sterline al mese per un anno. Il credito potrà poi essere utilizzato per un soggiorno. 1000 iscritti sviluppano un nuovo villaggio, prima di Monestevole, le isole Figi e Sierra Leone. Dalla bioedilizia alle energie verdi fino all'ecoturismo, ma anche sviluppo delle tradizioni. Io ho imparato a costruire le case in terra e paglia a Pantarei, che è un centro di educazione ambientale a Passignano sul Trasimeno. Tutto avviene senza inquinare e seguendo i ritmi della terra. Il progetto è cresciuto, è diventato una tribù ovunque e per tutti.